seguirci? Non lo so, chissà, ci sarà qualcuno stasera a seguirci. Cari amici, in live per voi nuovamente Comics Gear è qui per darvi il buon venerdì, ricordare a tutti voi che abbiamo concluso questa splendida settimana, ma non può iniziare il nostro weekend senza la vostra live del cuore, quella in cui si parla sempre di fumetti e questa sera si parla di un argomento abbastanza interessante. Purtroppo stasera sono da solo. Perché? Perché i nostri due amici, ovvero sia il nostro Lorenzo e il nostro capitano Luciano Costarelli, sono al Torino Comics, ragazzi. Grande occasione per trovare i nostri beniamini, fare due chiacchiere con loro e soprattutto, oltre a trovarli in fiera, potete trovarli in fiera e fargli gradito regalo, magari, non so, prendendo un Planet Dead Collection. Guardate qua, fantastico, una copertina realizzata con, mamma mia, non conto neanche gli zombie che ci sono perché qua ne ha fatti una marea Luciano, comunque veramente un'avventura mozzafiato, tutta da vivere, quindi attenzione, portatevi questi gioiellini da loro che saranno ben contenti di autografarli, come anche ricordiamo che nuova prova del nostro capitano è anche la Iena, la AI Iena, quindi ragazzi mi raccomando, bella sta cover qua, è una meraviglia ogni volta che la guardo. E anche insieme al nostro capitano ci sarà sempre in fiera Sortisia, Lorenzo Balocco con la sua Sortisia, ragazzi, e anche qui non perdete l'occasione di farvi fare un piccolo sketch, soprattutto una piccola firma su questo gioiello del fumetto. E da parte mia naturalmente vi ricordo che tra poco sarà nuovamente presente su Amazon la donna del mistero più amata del momento, la nostra Dyla Dunn. E qui ragazzi ci sarebbero tante cose da dire, ma non stasera. Quindi ragazzi, ben arrivati nuovamente con noi. Oh, e già qua abbiamo Laura. Ciao Laura e bentornata nella nostra chat. Fiammetta, va Fiammetta, ogni volta che vi vedo è sempre un'emozione. Boh, e allora, bellissimo il tuo nickname, però non riesco mai a pronunciarlo, quindi non portarmene a male, però in live, amici, sempre con voi. Allora, un saluto anche da Andrea. Grazie, sempre Brancetto. Non vedo l'ora di rincontrarvi, ragazzi. Allora, sì, stasera sono solo soletto, ma comunque l'argomento che andiamo a parlare, secondo me, è un argomento molto interessante. Ricordo nuovamente, passate al Torino Comic a vedere il nostro Luciano. Ah, si legge Caffè Olé. Grazie Caffè Olé, grazie mille. Ripeto, passate comunque a fare una visitina ai nostri amici, a Luciano Lorenzo, a Torino Comic, veramente ci sarà tanto da divertirsi con loro. Allora, questa sera parliamo di AI, ovvero sia intelligenza artificiale. Ci tenevo tanto a parlare di AI perché secondo me bisogna stare attenti a queste nuove tecnologie che avanzano. Allora, negli ultimi anni, secondo me, proprio non tanto solo sul fumetto, ma sulla grafica, sul disegno, sull'arte, ci sono stati dei sviluppi anche a livello tecnologico, grazie all'utilizzo dei computer, veramente notevoli. Si sono sviluppate nuove possibilità praticamente per poter fare lavori interessanti e sempre con maggiore precisione, sempre con maggiore velocità. Basta pensare per esempio ai programmi di pittura digitale. Il primo fra tutti che sicuramente conoscono è il Clip Studio Paint. Pensate a come questo programma nel giro di pochissimi anni ha fatto un'evoluzione enorme, addirittura oggi è possibile creare animazioni, io per esempio faccio animazioni anni 80, comodamente stando a casa. Cioè veramente ci sono stati degli sviluppi, delle tecnologie che sono veramente emerse in modo anche veloce e talvolta prepotente nel nostro settore. Ultimamente si fa tanto e si parla tantissimo di AI. Allora, Andrea dice che è tutto il pomeriggio che parla di AI sul lavoro. Sì, è vero. Anche noi sul lavoro ne parliamo tanto. È un fenomeno veramente che sta facendo discutere tanto. Un saluto, Lodis, e grazie di essere qui con noi in chat. Sì. Allora, faccio una piccola riflessione, scusate, da parte mia. A me la tecnologia e l'innovazione piace un sacco. Cioè, io per esempio, senza la pittura digitale, effettivamente non potrei fare fumetti, perché non mi posso permettere di fare una tavola nel tempo che lo fa un disegnatore professionista che fa tutto a mano, ok?
cioè fare una tavola a mano è effettivamente impegnativo. E per me, per fare una tavola, mi ci vorrebbero 4 giorni, mentre invece con la computer grafica io posso ridurre i tempi addirittura a 1. Quindi capite che è un notevole risparmio di fatica, di energie, che apre infinite possibilità. Purtroppo però l'AI sembra che più che essere una possibilità di rinnovo, sembra avere altri riscontri che purtroppo non sono tanto piacevoli. Allora, la nostra PMT dice: questa è una rivoluzione che, a differenza della precedente internet, spaventa un po' già alla partenza. Eh sì, spaventa perché praticamente è senza controllo. Questa volta è proprio senza controllo e anch'io sarei contento di usare l'AI, ve lo confesso. A me piacerebbe riuscire a capire se posso usare l'AI come assistente virtuale, perché veramente mi permetterebbe di fare un sacco di lavoro. Ma a me, come a tutti gli altri artisti. Il problema è che però il suo utilizzo politicamente sembra poco, non so come dire, poco corretto, cioè sembra essere poco tutelato, ma soprattutto non ha tutela, non riserva tutela nei confronti invece di quelle che sono le opere degli artisti. Cioè si fa tanto discutere che l'AI in realtà sembra mescolare e rubare le idee e le iniziative di altri nomi, di altri appunto personaggi, di altri artisti. Ah, ecco, Loris dice giustamente, subito interviene: sono i dataset che sono sbagliati. È un discorso ampio comunque, sì, è molto ampio. Cioè è molto ampio perché è subito entrato dentro, non c'è stato nessun test effettivamente in cui si poteva, non so, vedere e partecipare anche attivamente alla cosa, anzi sembra, è quasi stato come se ci volessero imporre questa cosa. C'è l'AI, punto e basta, si fa. E giustamente uno dice, aspetta un attimo, ragioniamoci. Cioè, volete utilizzarla? Sì, ho capito, come? E soprattutto a me, come può essere effettivamente utile? Cioè, quindi, secondo me, un po' questa cosa deve essere chiarita. Ciao Dario! Ben arrivato con noi, ragazzo! Purtroppo, ripeto, c'è molta confusione e soprattutto anche nei post che ho visto, soprattutto su Facebook, sì, ci sono molti commenti, ma nessuno fa chiarezza. A parte una persona che abbiamo qui stasera, un ospite veramente gradito, che io è da un po' che seguo alcuni suoi post proprio sulla I, perché questa ragazza sta veramente un attimino, sta indagando sul fenomeno della I, ma non solo sulla I come si usa, come viene sviluppata, sta proprio un attimino seguendo molto, in maniera molto più curata, anche quelle politiche che si stanno sviluppando contemporaneamente per poter gestire questa cosa. L'ultima premessa prima di introdurre questo ospite, allora vorrei dire, già che ne approfitto per dire la mia, secondo me si parla di AI ma in realtà non è così. Questo secondo me, a mio parere, è un filtro. È un filtro estremamente complesso, estremamente evoluto, ma da qui a parlare di intelligenza ce ne vuole ancora parecchio, perché secondo me espressione di intelligenza è la creatività. Una forma intelligente o comunque un qualcosa che esprime intelligenza vuol dire che crea qualcosa da solo, di spontanea volontà e soprattutto per comunicare qualcosa. Qui invece noi dobbiamo ricordare che dietro queste immagini che noi vediamo, dietro questo discutere, cioè ci sono degli utenti che non fanno altro che battere e digitare dei comandi al prompt. Quindi in realtà non è l'intelligenza artificiale che crea qualcosa, sono sti qua che creano delle cose prendendo parti o comunque prendendo delle illustrazioni che sinceramente non sono neanche loro. Quindi effettivamente questa cosa è giusta, è utile anche al settore? Secondo me bisogna un attimino ancora parlarne. In Win 11 è tutto il pacchetto Office Copilot è integrato, idem sui browser. Beh, i browser come Google e altri praticamente hanno già, secondo me, una sorta di intelligenza artificiale, difatti già ti indirizzano, ma metti una parola chiave e tu vai praticamente a colpo quasi sicuro. Però forse già lì, anche lì, bisogna vedere come considerare effettivamente l'intelligenza artificiale oppure no. Buonasera, Andrea, Antonio, grazie di essere arrivato qui con noi. Abbiamo bisogno anche te, anche del tuo intervento e soprattutto della tua opinione. Io, ragazzi, ripeto, non considero questa cosa come una vera intelligenza.
la considero più come un filtro e a me non fa tanto paura questa nuova tecnologia, quanto come viene usata, quanto chi la vuole imporre e come viene usata. Ecco, a me preoccupa quello. Però io direi a questo punto siamo già a 10 minuti di live, vedo già i nostri follower che stanno già incalzando e sono secondo me molto curiosi di sapere realmente un po' come stanno le cose dietro le quinte. Allora, l'ultimo intervento, Fiammetta. Chi usa questa come scorciatoia di fatto rende ancora più precario e sottopagato il lavoro creativo degli arti. Azzardo una mia opinione e fai bene, Fiammetta. Difatti, questa è una delle preoccupazioni che si sta divulgando fra gli artisti, anche perché molti, da quello che ho capito io, stanno perdendo anche parecchi lavori, eh? E quindi la cosa è veramente da discutere. E detto questo, ragazzi, io vorrei veramente parlare adesso di questo argomento, ovvero sia di IA, con una persona, una nostra ospite, che torna per noi penso, una seconda o una terza volta. Ed è un piacere nuovamente presentare a voi, signori. Allora, la presento naturalmente con quella poesia, quella sì, la poesia, adesso arriva. Allora, oggi amici, una puntata assai speciale, dedicata a un argomento hot, l'intelligenza artificiale. E ti informi sui profili e poi davanti al computer ti arrabbi perché più che soluzione ti ritrovi dei nuovi dubbi. Dalla poltrona, poi, non ti dico i salti quando scopri che il disegno creato altro non è che un lavoro di altri. Ma vediamo stasera, anche come i tempi sono cambiati, è con noi, signore e signori, la nostra amica Francesca Urbinati. Ben arrivata, Francesca, nuovamente a Comis Gear. Guarda, Ciao Ivane, ciao a tutti! senza i, effettivamente, guarda. Persino la IS si rifiuta di Assolutamente. Michela. Ciao Michela, ben arrivata. Ciao Michela! Michela, ci servirà il tuo commento in chat. Vogliamo sapere anche la tua, sappilo. Non è una minaccia, Michela, non ti stiamo minacciando, anzi, siamo contenti che sei con noi. Francesca, innanzitutto, presentati un po' anche, beh, a chi ti conosce ormai sappiamo cosa fai e chi sei, ma esattamente, fai una nuova presentazione per i nuovi follower. Ah, questa non me l'avevi detta, però. Sono una carogna, lo sai. Ok, dai, raccolgo la sfida. Allora, mi chiamo Francesca, ho scelto di fare un lavoro creativo e artistico che ricopre però diverse attività, quindi mi sono messa a fare serie a fumetti come prima cosa, ma venendo da un percorso grafico di almeno una decina d'anni. Ciao Fiammetta. Si vede. Ecco, e poi da lì a un certo punto, diciamo che sono nati 30 anni, ho detto: ma che sto facendo? Io sono arrivata a programmare le piattaforme di e-commerce, magari è il caso che vi do una regolata. E quindi ho cominciato a realizzare, ad autoprodurre una serie a fumetti di Nicki Butt Sprite, che ormai è quasi finita, tranquilli, la completeremo entro l'anno. Abbiamo previsto di finirla entro l'anno. E poi tutta una serie di artbook, di illustrazioni, di cose, giochi da tavolo, ho lavorato per il cinema. Chi più ne ha più ne metta, insomma, mi divertivo a fare tutto, qualsiasi cosa creativa, questo mi ha fatto raccogliere parecchia esperienza, un po' a tutto tondo. A parte nel settore specifico proprio della moda, io penso di aver girato tutti i settori della grafica esistenti. E adesso lavoro soprattutto come illustratrice, come consulente, ma sono ancora nell'ambito del web, quindi della comunicazione visiva, del web design, dei prodotti. Quindi tante, tante cose diverse, ma sempre col filone della creatività, insomma, della qualità, insomma. Allora, cara Francesca, cominciamo subito, secondo me, anche innanzitutto grazie di essere con noi ancora stasera, veramente. E cominciamo subito, mi segno il mio quaderno degli appunti, naturalmente appunti AI, segnati tutti con carta e penna come si facevano nei bei vecchi tempi, no? E allora, io adesso ti rivolgo la domanda hot che praticamente, diciamo, la chat penso ha già capito da dove arriva, dall'argomento. Ovvero sia, cara Francesca, mentre io vado a condividere, che cos'è l'AI?
Illuminaci per favore un po' su questo concetto. Io ho detto la mia. Ma esattamente, io ho anche uno schemino, ho anche uno schemino per stasera che tra poco vi farò vedere. E ben volentieri. Vorrei cominciare a rispondere partendo da una cosa che ha detto Fiammetta prima, che mi ha colpito. E ha detto le cose nuove fanno paura, quindi questa intelligenza artificiale adesso ci fa paura, che non è come internet. Ma allora, io ho vissuto, diciamo, sono nata nell'era analogica, no? E quindi non c'erano i computer dentro le case, non c'erano i cellulari, c'era la TV con 6-8 canali, se andava bene, prendevi quello che trasmettevano, ok? Ecco, tanto mi ricordo anch'io. Ecco, anche tu sei della mia generazione. Allora, quando è arrivata nel dopoguerra la TV e ha, tra virgolette, soppiantato la radio, cosa che poi non è vera, ancora tutti ascoltiamo la radio, no? Almeno in macchina o al lavoro o con altre forme, ma l'ascoltiamo ancora. Anche della TV c'era paura, no? Oddio, come finiranno i nostri giovani attaccati alla TV? E anche i nostri genitori ci tiravano via dalla TV, no, solo 2 ore al giorno. I videogiochi, anche i videogiochi sempre più realistici, creavano il panico. Ah no, entri nelle sette sataniche, no? Anche tutta abbiamo visto anche in Stranger Things, no? La cosa dei giochi di ruolo che, oddio, deviavano i ragazzi. Poi è arrivato internet. No, internet, ci sono le persone losche, no? Irrettiscono i ragazzini, è il diavolo, è il male. E oggi lo usiamo tutti, voglio dire, lo diamo in mano i cellulari a bambini delle elementari tranquillamente, vanno su internet. Quindi sono tutte cose in divenire e sono convinta che... Ciao Pierluigi. Sono convinta che anche questa paura, diciamo questo terrore, no, che è saltato fuori dalle intelligenze artificiali, andrà a spegnersi nel momento in cui capiremo come usarlo e come introdurlo nelle nostre vite, ma in modo che funzioni, cioè in un modo positivo, perché adesso purtroppo non è così, lo vedremo. Francesca, perdonami una cosa, scusami se mi permetto di interromperti. Vai. Secondo te però il sentimento che c'è veramente dietro è più paura o rabbia? Perché ti dico, cioè, da come è stata usata finora questa intelligenza e soprattutto anche alcune spiacevoli conseguenze che ha portato proprio nel lavoro, parliamo esplicitamente, nel lavoro anche degli illustratori e tutto, cioè è tosto, è qualcosa di tosto. Sì, io ti direi, è paura o rabbia secondo te? Entrambe le cose, perché a me, che magari posso, spero senza troppa immodestia, definirmi magari veterana, mi fa più rabbia. Cioè, prima di andare avanti vorrei dire una cosa. Io sono una di quegli artisti che hanno trovato le loro immagini dentro i dataset del Lion, che è quello, ecco, da cui poi è nato Midjourney e Compagnia Bella, quindi in tempi non sospetti. E ai tempi ho trovato 6 mie illustrazioni, adesso probabilmente c'è ancora più roba, forse ci sono anche le mie foto per ricreare volti, non lo so. Però ecco, lì per lì, per me il sentimento è stato più, diciamo, di rabbia, di non rispetto, la rabbia per non essere stato rispettato, ma come persona, cioè chiedimelo, negozia con me, parliamone, no? Trattami da essere senziente alla pari. No, è stato fatto e basta. Per gli artisti più giovani sicuramente c'è anche il panico dell'essere, ma io adesso come lavoro, se ancora mi devo formare, ancora devo studiare, devo perfezionarmi, e ho questi programmi che fanno le cose al posto mio. E quindi io penso che sia un mix di entrambe le cose in dosi diverse. Un po' paura e un po' rabbia, sì. Allora, vi avevo promesso lo schemino, ce l'ho qui. Sì. Adesso lo attivo, vado a condividere con l'altro schermo. Ci sono, appena è pronto condividiamo. Sì, sì, eccoci qua. Ho attivato il secondo schermo. Ok, vado a zoomarlo. È possibile. Allora, come funzionano questi programmi alla fine? Perché si parla di intelligenza artificiale, ma qui vorrei cominciare subito a mettere un po' di paletti. Non sono intelligenti, sono, come dicevi tu, Ivan, sono programmi di statistica avanzata. Quello possono fare al momento.
ok? E fondamentalmente come si muovono, come funzionano? Hanno pescano immagini esistenti. Ora, una cosa che manca qui, ho deciso che non scrivo. Una cosa che manca qui è che loro dalle immagini esistenti fanno una sorta di nuvola di punti. Ad esempio, non so, per un gatto potrebbero fare una cosa del genere. Deciso sì. Più o meno, no? Questo con le orecchie triangolari, e riconoscono la forma del gatto. Magari l'immagine aveva anche una descrizione, aveva degli hashtag che aiutano il programma a catalogare l'immagine che sta vedendo, perché ricordiamoci, questi sono software, ok? Sono ciechi, non hanno occhi. Sì, 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 sì. E non hanno modo di discernere. Quindi lui dice, ok, analizzo l'immagine, suddivido le cose, al tag gatto, questo per me è un gatto. Ok. Poi facciamo vedere, poi rispondiamo a tua domanda. Sì, ci arriveremo, ragazzi, parleremo di tutto, promesso. E questo è quello che viene chiamato dataset, ok? Tutta quell'enorme libreria che all'inizio era stata fatta a scopo di ricerca e poi invece è finita in aziende con azioni in borsa, investitori, miliardi di miliardi, la cosa è iniziata a diventare un pochino strana, perché questa cosa non doveva essere a scopo di ricerca, ma non a scopo di lucro. Quindi già qui c'è una grossa stortura su questo. Cosa fanno? Noi gli chiediamo qualcosa a questo programma di statistica, okay, che sì. Chiamiamo AI, e lui genera qualcosa. Allora, noi fin qui non vediamo niente. Genera qualcosa, è come se avesse due... non è corretto, però due neuroni, per tutti due cervelli, ok? Ma non è roba senziente, è sempre roba di statistica. Viene generata un'immagine e c'è un'altra parte, un altro pezzo del programma che è il comparatore, e controlla, fa il giochino del memory, no? Del vero o falso. E c'è questa immagine rispetto al dataset che io ho, che è stato usato anche per generare, è un'immagine vera o è un'immagine generata da me? Quando il comparatore si sbaglia, il programma impara, capisce che è migliorato e vi fa vedere quello che è risultato dal generatore, ok? Come continua a fare questo giochino e così si automigliora, è quello che viene chiamato il machine learning, no? Cioè i software, i programmi che imparano da soli. Però è tutta pura statistica, non c'è intelligenza, non c'è coscienza, non c'è cognizione di causa. Non sa cosa sta facendo, ok? Il generatore compone in base a queste nuvole di punti, a questi tag che ha nel dataset, compone in modo statistico, casuale, il comparatore compara in modo statistico e casuale, ci restituisce un risultato, un'immagine AI finale che è statistica e casuale. Ok? Il punto in tutto ciò, a mio parere, non è tanto andare a vedere come funzionano questi software, è il fatto che sono dei software e che sono commerciali. Allora, quando c'è un progetto commerciale, no? O comunque dove c'è un ritorno, dove c'è una fornitura di qualcosa, cioè si paga pure la donna delle pulizie che fornisce un servizio. Allora, perché non c'è stato il consenso e il pagamento dei fornitori, che sono non solo gli artisti, ma anche il papà che mette la foto delle vacanze sui social? Voglio dire, questa foto è stata sgraffignata. Allora, innanzitutto la nostra Michela ti fa i complimenti. Referti medici, c'è di tutto dentro questo dataset. Ricordiamoci, noi parliamo spesso di artisti, no? Sì. Però non ci sono solo le nostre illustrazioni o i nostri disegni messi su Instagram, c'è tutto, ci sono referti medici, ci sono dati che dovevano essere riservati. E che però i cosiddetti scraper, che sono quei programmi che vanno a scandagliare internet, no? I bot automatici che vanno. Cercano se possono entrare in una cartella che magari a noi utenti è nascosta, però cercando meccanicamente lo scraper riesce a trovarla.
quei dati diventano dentro il dataset, ci vanno a finire dentro. E tanti ci hanno trovato roba dalle radiografie, referti medici, appunto, foto di minori. Insomma, non è esattamente una cosa pulita questo dataset, non è stato ottenuto in modo pulito. E il problema fondamentalmente è questo, che stanno facendo miliardi di miliardi su questo. Sul lavoro degli altri. Sul lavoro degli altri, praticamente. Sul lavoro degli altri, ma degli altri no. Cioè, perché noi artisti potremmo dire siamo i loro fornitori, siamo stati fregati, no? Non ci hanno chiesto il consenso, non ci hanno pagato licenze, niente. Se mi chiamasse Adobe per mettere la splash page quando si apre Photoshop e metterci la mia immagine, mettere l'immagine dentro il software, magari elaborandola, ci sta, perché la ritaglia, no, sagoma, la copertina e tutto, mi pagherebbe una licenza o comunque mi dovrebbe chiedere il consenso. Sì. Perché queste persone non l'hanno fatto? Cioè, sappiamo perché non l'hanno fatto, ok? Sì. Però ecco, il punto è che non l'hanno fatto. E non l'hanno fatto solo con noi, ma anche con chiunque fosse su internet dal 2014 in poi, praticamente. Quindi anche tanta gente comune, tanta gente ignara. E questo è, insomma, questo è il lato negativo, il motivo vero per cui secondo me c'è bisogno di regolamentare questi dataset, non tanto i software di per sé, no? La generazione statistica, quella ce l'abbiamo da 20 anni, ragazzi, i programmi di controllo del traffico dei semafori funzionano così, ok? Non è una tecnologia nuova, ce la stanno vendendo per nuova, l'hanno chiamata intelligenza artificiale per fare la marchettata e vendercela, ma è roba comunque vecchia. E il problema sta appunto nel dataset, nel come imparano queste cose, perché se noi togliamo questo dataset, il generatore e il comparatore come lavorano? Non lavorano, l'AI non funziona. Gli serve non funziona questo. Neanche senza utente che usa il prompt, praticamente. Non fa niente da sola. No, non può fare niente da sola. Non può fare niente da sola. Non ha idea che quella sagoma col tag e tutto è un gatto e non riuscirà a generarmi nessun gatto perché nel dataset non ce l'ha. Ciao Musti, è ben arrivato. Perdonami, in questo momento ti dico, io sono abbastanza basito da questa cosa perché pensavo, e adesso torniamo un attimo fra di noi, io pensavo veramente che potesse essere un qualcosa di nuovo, come è stato praticamente il Manga Studio, il Clip Studio Paint, utile per il lavoro degli artisti, per sgravare dalle loro, e sinceramente poteva essere un'occasione anche per aumentare la produzione, pensare anche a fare qualcosa di più bello. Cioè, lo dico proprio in maniera semplice. Esatto, ma ti dico di più, Ivan, io ho cominciato da brava nerd, dalla prima ora che da ragazzina si montava e rimontava i computer da sola. Io su queste cose, ma anche come ti raccontavo, anche sugli NFT, ad esempio. Sì, cioè, io sono andata a studiarmeli dal giorno 1, no? Gli NFT, l'intelligenza artificiale, eccetera, queste nuove tecnologie, perché dico, se hanno la possibilità di migliorare il lavoro di noi artisti, ma ben venga, voglio saperlo subito e voglio capire subito come si può fare questa cosa. E poi in realtà entrambi si sono rivelate delle enormi fregature, purtroppo. Sì, sì. Anche sugli NFT c'è stato veramente un discutere. Che... esatto. Vogliamo dire una cosa, perdonami, dimmi se magari ti interrompo troppo, anzi che... Vai. Volevo solo dire una cosa, che spesso e volentieri tutti dicono, ah ma sti artisti che c'hanno veramente, sono mezzi pazzi, si scagliano sempre addosso a queste nuove cose. Non è vero, anzi noi per primi saremmo ben contenti di avere un incentivo da queste tecnologie e di vedere quanto sono utili. Però effettivamente, come hai illustrato semplicemente, e qui ti è arrivato un bellissimo complimento, Francesca. Oh bello, spiegato semplice, semplice. Cioè effettivamente sì. Francesca ha fatto uno schema che è cristallino, non c'è niente da discutere. Senza regolamentazione, l'AI è il male. E grazie Lino di essere con noi stasera. Benvenuto. Grazie Lino, e sono d'accordo con te. Il problema non è neanche il software di per sé, è che non è regolato, ma già dalle fonti, dalla fornitura del dataset che è dietro. Cioè, se tutti noi avessero detto, guarda, ti diamo 0,001 centesimi per le tue immagini, sì. Ok, grazie,
se ci avessero detto, ascolta, c'è questo nuovo, vogliamo creare un motore fantastico per generare immagini, sei d'accordo, vuoi offrire le tue illustrazioni o le tue foto? No, sì, ok, è quello che si chiama opt-in, cioè no, il consenso a entrare. No, invece adesso viene fuori che dobbiamo mettere la spunta per fare l'opt-out, cioè dire no, io non voglio questa cosa, e neanche funziona, perché una volta che c'è la nuvola di punti nel dataset della nostra immagine, e come la togli? Mica la togli. Quindi è ciao. Vero. È vero, no? Cacchio. Quello che è successo su DeviantArt, tutto il caos quando ha tirato fuori la loro AI, e poi ha messo la spunta per calmare le persone, ma non ha calmato nessuno in realtà, no. Sono fuggiti tutti in massa, perché ormai il danno era fatto. Inutile che mi metti la spunta e mi dici, ah, non la voglio usare. E poi che garanzia è quella? Potrebbe essere una spunta che non serve, che non è collegata a nulla. Infatti Laura dice, ti rispondono che hai dato il consenso all'atto di metterla in rete, ma in realtà Laura, non è vero. Esatto. Non è vero. Non è vero. Vi dico di più, grazie Lucia, grazie. Vi dico di più una cosa che secondo me è importante ed è sottovalutata. Noi artisti, tra i diritti morali che abbiamo, almeno in Italia, quindi in Europa fondamentalmente, per fortuna siamo relativamente tutelati, c'è anche il diritto del ritiro dal mercato. Cioè, se io da oggi decido che una mia illustrazione o una mia foto anche è vecchia, non deve più girare, io ho diritto a toglierla dai cataloghi, a far ritirare i prodotti, a magari pagando una penale anche a ritirare, a rinunciare alle licenze che ho dato, o anche per l'uso che ne viene fatto. Io posso dire no, questo è un uso, non lo so, magari perché incita all'odio, al razzismo, piuttosto che dico no, questo uso che ne è stato fatto non sono d'accordo, e posso mettere un veto su questo, perché con l'intelligenza artificiale no. Cioè, dobbiamo poter esercitare i nostri diritti, cosa che con questi motori al momento non è possibile, perché sempre con poi comunque la loro parola contro la nostra, però dobbiamo poter esercitare questi diritti anche su internet. Anzi, a tal proposito, Francesca, perdonami, noi con Francesca vorremmo seguire un filologico anche per la live, però giustamente è anche giusto dare spazio subito ai nostri follower che hanno già due domande interessanti. Dimmi a Francesca se vuoi rispondere subito. Allora, la prima è Fiammetta che diceva, come ti sei tutelata, sei deciso di tutelarti, uno. E giustamente anche il nostro Lino dice, cosa pensi dell'iniziativa promossa da Lorenzo Ceccotti e Gair? Sì, allora, con Eger l'ho sostenuta anche economicamente, e sono insomma più o meno in contatto con loro e sto seguendo quello che fanno, perché credo che anche queste iniziative che nascono dal basso, però cercano di arrivare a livello politico, parlamentare, di comunque creare una pressione a livello governativo, siano importanti. Ce le hanno le multinazionali, non vedo perché non dobbiamo averle noi, no? Si dice sempre non abbiamo un sindacato, però ragazzi noi siamo una forza, siamo tantissimi a tutti i livelli, e unirsi e spingere funziona, quindi non so, magari donare poco economicamente o anche semplicemente condividere i post, però una cosa che vedo fare troppo poco noi artisti è il sostegno reciproco, cioè facciamolo di più e soprattutto facciamolo per queste cose super importanti. Sono a dire grazzolo male, perché non ho mai tempo, magari metto solo il cuoricino piuttosto che, ma tante volte dico ok, questa cosa di questo artista merita di essere spinta, magari metto solo un like o un cuoricino per motivi di tempo, ma già aiuta, facciamolo. Ma il fatto è che, sai cosa, bisogna ricordare una cosa ai nostri colleghi artisti, perché noi li vogliamo bene, noi siamo dalla vostra, ragazzi. Condividete a cascata, condividetevi anche fra di voi, perché questo crea una specie di onda. Quando l'onda prende, diventa uno tsunami, quindi nessuno vi può fermare. Anche come ha detto la Francesca, un cuoricino, un like, una condivisione, innanzitutto aiuta a vincere l'algoritmo, che negli ultimi tempi anche nei social è diventato veramente un qualcosa di molto, molto, limitato, anche se ho ragione o no, limitativo. Ma soprattutto anche aiuta fra noi stessi un po' più di fiducia, e soprattutto anche ci aiuta ad emergere e a veramente prendere un po' di positività da queste cose.
Scusami Francesca, però hai detto una cosa veramente bellissima. Allora, hai fatto benissimo. Io ti sto un attimo girando un link nella, okay, qua nella chat privata che abbiamo qui, che è il link di Glaze riguardo alle tutele. Allora, al momento le tutele, cerco di essere sempre breve e chiara e concisa, allora, le tutele sono quelle che già ci sono con il diritto d'autore, nel senso, nel momento in cui noi realizziamo un'opera e la rendiamo pubblica con, diciamo, una data non modificabile, quindi anche un post su internet, paradossalmente, funziona sì. In questo modo, sono validi i diritti d'autore, cioè noi possiamo dimostrare la paternità dell'opera, o comunque che da quel giorno lì, dal giorno 1, l'opera era nostra, no? Poi c'è un discorso di autocertificazione, cioè tante volte quando anche noi si partecipano ai concorsi c'è quella clausola che dice attesto sotto anche responsabilità, no, civile, penale, eccetera, che ho tutti i diritti d'autore disponibili per questa opera, no? Ce li ho io. Quindi diciamo il diritto d'autore con le leggi che già ci sono ci tutela già ampiamente. E poi ci sono un paio di strumenti che sono usciti ed è una cosa che di nuovo sto seguendo da vicino e l'avrete sentito parlare, sono Nightshade e Glaze, che sono sviluppati dall'Università di Chicago, sono totalmente gratuiti. E Glaze in particolare è il primo sì. strumento che è venuto fuori e può essere pesante da utilizzare su alcuni computer, ma sul sito si può richiedere un account per usare WebGlaze. Cioè gli si manda l'immagine, loro la filtrano e te la rimandano via email nel giro di qualche minuto al massimo. Perché si sono resi conto che effettivamente la potenza di calcolo non è alla portata del computer medio dell'illustratore che ha a disposizione. E quindi fanno anche questo servizio qua, cioè io ragazzi non so, facciamogli una statua, facciamoli santi, questi ricercatori della Università di Chicago. E poi c'è Nightshade, di cui io l'ho scritto, sono in contatto anche per questa cosa, sto aspettando ansiosamente che esca la versione web di Nightshade, perché non solo protegge le immagini, ma rovina l'algoritmo delle intelligenze artificiali, quindi quel discorso di generatore e comparatore che abbiamo visto poco fa iniziano a funzionare più bene, cioè non capiscono più cosa stanno guardando fondamentalmente e restituiscono risultati che non sono assolutamente in linea con il prompt che gli è stato chiesto. In sostanza vengono inquinate praticamente. Cioè vengono esatto, vengono intossicate, inquinate. Infatti ci chiedeva Luca, cosa succede all'immagine quando viene mandata? Quando viene mandata, allora, gli viene apposta una sorta di filigrana più o meno visibile, questo lo decidi tu quando imposti le opzioni, cioè quando gli fai la richiesta, gli carichi il file. E questa filigrana purtroppo è ancora abbastanza visibile, però se stiamo facendo dei post o comunque stiamo vogliamo proteggere in qualche modo anche le immagini del nostro portfolio online, magari, secondo me si trova un buon compromesso, ecco. Sì, vale la pena. Esatto, diciamo mette un po' quella watermark, questa piccola filigrana che poi sostanzialmente fa credere all'AI che quell'immagine sia stata in realtà generata da un'AI e quindi la scarta, non la vuole utilizzare per il suo dataset. Ricordiamoci questa cosa, le AI hanno bisogno di materiale fresco, materiale umano e in questo momento stanno producendo un oceano di materiale artificiale, ok? Non troveranno più cibo tra un po' per evolversi, meglio. Perché noi umanamente produciamo molto, molto meno, molto più lentamente anche. Quindi è un po' come, non so, un virus dell'influenza che sì, ti fa stare malissimo, però a un certo punto si auto-elimina da solo perché non ha più risorse per sostenersi e quindi viene sconfitto e noi guariamo di nuovo. Quindi. Diciamo che l'ha anche risposto in modo indiretto alla domanda, ma come sei tutelata, come hai deciso di tutelarsi? Praticamente abbiamo questi strumenti, abbiamo queste nuove piattaforme che un po' proteggono le nostre opere, in sostanza.
Esatto, abbiamo intanto questi strumenti qui, abbiamo le leggi sul diritto d'autore e vorrei rispondere al volo al commento che c'era prima, che dice la giustizia dei costi. Esatto, quello di Laura, dipende, perché ad esempio io recentemente ho fatto un'azione di violazione di copyright sulla mia illustrazione di una persona, certo, che ci aveva fondamentalmente lanciato la carriera sopra, e anche no, dato che non mi aveva messo nemmeno i credits né niente. Dopo che è stata tolta la mia per violazione di copyright, ha ben pensato di prendere quella di un altro illustratore della serie. Allora non hai capito, no, te li faccio. E la piattaforma social gli ha chiuso l'account. Questa persona ha perso tutto il lavoro che aveva dentro, perché aveva anche le bozze delle cose in divenire, 65.000 follower, lettori, quello che era, e i premi, tutte le cose che aveva dentro. Cioè, praticamente si è brasata, credo, 10 anni di carriera, così. E questo non perché io sono stata cattiva. Vorrei specificare questo. Non si tratta di essere cattivi, si tratta di pretendere il rispetto che meritiamo prima come esseri umani e poi come autori. Certo. Okay. Perché prima l'ho contattata questa persona, gli ho detto: ascolta, per favore metti i credits, oppure per favore rimuovila e contattami, eccetera. Non si è fatta sentire, io ho dovuto far partire un reclamo ufficiale per questa cosa. Quindi l'unica cosa che ci ho perso in tutto ciò è stato il tempo, che sono d'accordo, è una cosa preziosa, il nostro tempo vita, però ecco, non è che mi ha richiesto uno sforzo economico. E tutte le piattaforme social e siti hanno delle policy per questo. Ok? Anche i siti privati devono aderire a queste policy. Okay? Perché infatti Laura ti chiede, ma ti sei rivolta a un giudice di pace, no, o alla piattaforma? Reclami sulla piattaforma, poi a volte ce la fai, a volte no. Ok? C'è ancora una mia fan art di Jessica Rabbit che probabilmente su Alibaba.fr in Francia ha fatto il reclamo, non l'hanno voluta togliere nemmeno vedendo i livelli di Photoshop, e probabilmente ancora lì, perché appunto di andare a togliere una fan art del genere, che poi era in mezzo ad altre cose, altre varianti di questi cuscini, queste cose che stampavano, cioè dipende anche se poi effettivamente quanto ti importa, quanto ti danneggia, capito? Sono valutazioni molto personali da fare, però ecco, ragazzi, abbiamo già un sacco di strumenti per tutelarci, è importante magari conoscere, iniziare a abituarsi a usarli soprattutto, perché c'è un po' di sfattismo anche italiano. Ma non funziona niente, no, perché la giustizia non funziona, perché non funziona, dobbiamo subire, basta, anche no. E poi, sì, come dice Lucia, speriamo che poi è già arrivato l'AIA Act in Europa, quindi nel giro dei prossimi 2 anni vedremo un po' di sconvolgimenti. Quindi c'è già una politica. C'è già una regolamentazione approvata in corso di applicazione. E anche in America le class action stanno andando avanti. Allora, dice Laura, da quando su Facebook, e su Instagram ci sono i bot a rispondere ai reclami, è diventato impossibile farli rimuovere. Allora, ci vuole pazienza. E con Instagram in particolare io ci ho messo una decina di giorni. Okay. Sono cose a cui purtroppo, come dicevo prima, dobbiamo stare dietro, dobbiamo magari perderci un po' di tempo. Laura, purtroppo sì, a volte in Italia è molto farraginoso, a volte non funziona, altre volte sì, quindi ripeto, dipende anche quanto vogliamo insistere, quanto ci interessa questa cosa, quanto ci danneggia, però ecco, spesso vale la pena almeno provare. Anche perché se un account riceve una segnalazione, magari passa in sordina. Quando ne riceve poi un'altra volta e un'altra ancora. Cioè, una volta sono io, una volta sei tu, una volta sei tu. Insomma, inizia a essere. Perché, ad esempio, la persona di cui vi parlavo prima, non gli hanno chiuso l'account perché l'ho segnalata io. Gli hanno chiuso l'account perché era una cosa reiterata di violazione di copyright. Cioè, ha violato anche quella di un altro artista che ha fatto poi reclamo anche lui. Quindi il discorso di unirsi anche, no? Come dicevamo prima.
Perché sai cosa? Laura ci tiene, perché in sostanza Laura, anche lei, spesso e volentieri ha visto che molte sue opere erano prese e giustamente erano usate senza il suo consenso. E lei giustamente ha detto, cavolo, ma almeno datemi un riconoscimento, almeno mettete il mio nome, perché alla fine può essere che c'è un evento, mi chiedi, ma scusa, mi chiedi un'illustrazione per un evento, per una fiera, faccio un esempio, per fare il tabellone di una fiera, magari la locandina di una fiera, e mi dici, guarda, siamo a budget ridotto, te la senti di farmi un disegno? Ma scusate ragazzi, guardate che anche gli artisti... Una licenza, intanto... una già fatta, anche una di quelli che ho già fatto. Ma sì, cioè, costa, ma almeno chiedimelo. La faccio un prezzo di favore, cioè c'è tanti modi. O anche solo, magari ho piacere di donarla, perché è un'iniziativa, magari sì. È no profit, magari si fa. Cioè chi mi segue sa che in area performance tutti gli anni, da almeno 10 anni, io vado a donare un'opera, ma cose anche grosse, e va in beneficenza. Così, cioè noi artisti siamo... Abbiamo un cuore grande, e quello che personalmente mi fa arrabbiare è la doppia mancanza di rispetto, nel senso, prima prendono l'immagine senza chiederla, quando vai a bussare e a dire scusa, metteresti almeno i credits, no? E io preferisco che mettano i credits piuttosto che la rimuovano, perché ho piacere che venga usata, semplicemente dai a Cesare quel che è di Cesare, no? Metti, di che l'ho fatta io, semplicemente. No, piuttosto la tolgono. E allora se ne bestiaccia. Scusa. È venuta spontanea, veramente, l'hai detto proprio di pancia. Sì, no, volevo dirla più cattiva, però insomma ci siamo capiti. Ma allora, no, poi, guarda, giusto per tornare anche a questo punto, guarda, veniamo anche a una domanda che avevamo intenzione già di fare dal nostro cilindro e che secondo me è veramente interessante. Chi sono gli AI artist? Non esistono gli AI artist. Come no? Esistono? No, si fa tanto parlare di questi nuovi AI artist. Come... Adesso qui qualcuno magari si altera, mi spiego tra poco. Allora, è lo stesso discorso della... Ci stanno un po' fregando tutti col marketing. Allora... Così come questi programmi, grazie Lino. Allora, abbiamo visto che questi programmi non sono intelligenti, ok? Non sono intelligenze, no? Quindi ce la stanno proprio vendendo in maniera molto marchettara. Ci hanno messo un'etichetta per venderci il giochino nuovo. e così è nato il termine AI artist, ma no, non è... Cioè, noi non chiamiamo artista chi scrive su Google per tirare fuori statisticamente delle risposte. Ah, guarda, ho trovato delle risposte proprio pertinenti, approfondite, perfette. Non è neanche un lavoro, ragazzi, questo. E usare un programma di AI, di statistica, è la stessa cosa, alla fine. Cioè, già il fatto che ti fa, no, magari ti dà le quattro... scelte, ti fa scegliere tra quelle e perfezioni e tutto, però cioè tu ti stai accontentando di quello che ti dà il programma e allora è il contrario dell'arte, cioè l'arte è mettersi alla prova e fare, e ti dicono guarda è impossibile, guarda non sei capace di disegnare, no, vuoi vedere che tra 6 mesi, tra un anno io disegno, e ragazzi io anche da insegnante l'ho visto fare, mi ha scritto gente, mi ha mandato roba chiaroscurata e gli ho detto ma l'hai fatta te? L'hanno fatta loro, partendo da zero. Cioè, questa è la grossa differenza. Il punto è, dico perché anche qui ci fregano, ripeto, ci fregano, e ti dicono, cosa ci rispondono? Ma l'AI è uno strumento. No, non è uno strumento. Questo è uno strumento. Questo è uno strumento. Che se io la do al mio gatto, la do a un bambino di 6 anni, la do alla signora che mi vende la frutta, sì, tutti i giovedì, non sa che cavolo farci, ok? La date in mano a una persona che la sa usare e vi tira fuori il mondo. Robe che dice wow, bellissimo, ok? Che vi emozionano. Allora, lo strumento presuppone delle abilità, delle skill, una maestria che cresce e si evolve anche nel tempo, no? Che viene imparata, viene sperimentata, viene scambiata, viene spinta. Okay? Noi una volta queste non ce le avevamo, ma usavamo le terre rosse sui muri delle grotte, ok?
Sì. Gli strumenti così si evolvono perché noi ci evolviamo, troviamo nuovi modi di usare i materiali. Ok, questo una volta era petrolio, era plastica probabilmente, adesso è diventato uno strumento per fare cose artistiche. Ok. E poi c'è il servizio. Il servizio è... apro Just Eat, apro Google, gli chiedo qualcosa, scrivo, faccio un ordine online a un fornitore, no? Senti, mi servono quest'estate, mi servono queste cose. E il fornitore, track, me le fa arrivare belle pronte, così come gliele ho chieste. Però un servizio, il mio apporto è aver fatto una richiesta. Dov'è l'arte in questo? Non c'è. O almeno, se c'è, per me, per come sono fatta io, non la vedo, cioè il valore di quello che è stato dato è... Il problema è che non vi chiedete mai come è nata questa cosa, nasce tutto da lì. Non ho capito il senso di... Il problema è che non vi chiedete, cioè secondo me Luca vuol dire, il problema è che noi non ci chiediamo come mai è nata la necessità o è nata questo discorso della I. Come mai è nata questa I? Allora, ne dovevamo parlare un po' più tardi, secondo la scaletta, ma... Allora, aspetta, no, se vuoi, anche perché a dire la verità, cara Francesca, siamo già a 50 minuti di live, io non so, ma cavolo, cioè, per fortuna, wow. Che doveva essere una cosa... Allora ci volete bene. Penso di sì, guarda. Esatto, no, cioè Luca chiede da dove nasce questa I, perché persino Lino dice, nemmeno io me lo chiedo, effettivamente... Allora... Ok, allora ti racconto quello che poi ho raccontato già a te, Ivan, di come è venuta fuori tutta questa cosa. Allora, domanda, bisogna chiedersi, secondo me più che altro, chi c'è dietro le AI? Ci sono ovviamente degli investitori, no? Che tipo di investitori? Sono gli stessi investitori che stavano dietro ad esempio alle criptovalute, no? I Bitcoin, stavano dietro agli NFT e adesso hanno trovato questa nuova diciamo gallina dalle uova d'oro che è questi software statistici di intelligenza, cosiddetti di intelligenza artificiale. Allora, cosa fanno queste persone? Prendono una branca nuova o creano bisogni che fondamentalmente non esistono, ok? Quella famosa cosa di vendere il ghiaccio agli eschimesi, se vogliamo, gli eschimesi stavano lì anche prima. E poi, per carità, i ghiaccioli sono buoni, ma il ghiaccio già ce l'avevano. E, approfittano quindi di questi settori nuovi, al fatto di poterti vendere una cosa vecchia per nuova, eccetera, e come è stato per i Bitcoin, per gli NFT, eccetera, creano una bolla in queste zone poco regolamentate, no? Quindi grigie, e nel frattempo che i governi, che gli enti preposti, eccetera, mettono dei paletti e vanno un po' a regolamentare la cosa, o finché la bolla non si sgonfia da sola, loro incamerano più soldi possibili nel minor tempo possibile. Okay? Ci sono persone, ci sono tipi di investitori che fanno solamente questo di lavoro. Ora, vorrei fare l'esempio con i Bitcoin, ad esempio. È vero, che poi queste immagini generate sono esteticamente orribili. Esatto. Allora, vorrei fare un esempio simile di quello che è successo con i Bitcoin, perché poi, non vi preoccupate, torniamo a parlare di arte. No, per me è nata da un'esigenza che ha avuto successo perché contrasta proprio i professionisti, secondo Luca. Ce l'hanno veduta così. Allora, dove c'è un singolo euro, ragazzi, ci si buttano, cioè ci sono persone veramente avide di denaro, non gli basta mai, ok? E come vi spiegavo, il loro lavoro, la loro ragione di vita è semplicemente macinare denaro, poi ne mettono un po' a investire in un altro di questi settori, macinano altro denaro e così fanno miliardi su miliardi. Ad esempio, cosa è successo con i Bitcoin? No? O con gli NFT? Cioè, bellissimi Bitcoin, bellissimi gli NFT che lavorano su catene, diciamo, parallele di computer col blockchain, nel merito, però ecco, sono cose interlacciate, questo per spiegare di cosa stiamo parlando. Quando è che si è sgonfiata la bolla degli NFT e dei Bitcoin? Quando
gli sviluppatori, gli investitori sono andati dai negozianti, dai commercianti, e gli hanno detto: senti, accetta i bitcoin come pagamento per i tuoi prodotti, per i tuoi servizi, no? E allora perché, è passato un po' di tempo, perché non siamo pieni di negozi che espongono sulla porta al bollino puoi pagare con i bitcoin? Dovrebbero essere ovunque, no? Esci dal sistema delle banche, dalle valute standard, e tutto sarebbe, no, un ben godi per tutti. Perché non è stato così? Perché i commercianti non sono scemi. Hanno detto sì, ok, ma io ho bisogno di liquidità, cioè di soldi veri, reali, per pagare i fornitori, per pagare le tasse, per pagare, no, l'affitto del locale, le bollette, eccetera. Poi posso convertire i bitcoin in euro? No, devi vendere il tuo wallet a qualcun altro. È il classico schema Ponzi, no? Dove i primi che hanno iniziato a usare i bitcoin e in effetti si sono arricchiti con cifre astronomiche, e poi a scendere sotto, gli ultimi che hanno acquistato, che hanno iniziato a girare con i bitcoin, sono rimasti con un pugno di mosche, perché hanno questi soldi virtuali che non sanno come convertire. E guarda caso, avete presente quando sono iniziate tutte quelle ondata di truffe, di scam? Fammi il disegno del cane, ti do 300 euro sull'unghia, però ti pago in bitcoin, però devi aprire un wallet. Perché? Perché cercavano di scaricare su noi sugli altri, notoriamente morti di fame, i bitcoin, e quindi di riprendersi loro gli euro, no? scambiando i wallet, cioè succedono, allora, queste cose. Cioè, perdonami Francesca, cioè sì. Purtroppo, anzi, per fortuna, un commento del nostro Luca che dice: solo una questione di costi, se frequentate una fiera del fumetto qualsiasi, ci saranno migliaia di ragazzi che hanno in testa un loro fumetto e vorrebbero farlo magari rivolgendosi a un professionista che costa, e quindi soluzione AI, posso farmi conoscere con quei disegni e la mia storia sperando di avere successo e passare poi a un professionista avendo fatto un po' di soldi. No, è una cosa illusoria, a mio parere, almeno per la mia esperienza del settore anche editoriale del fumetto. È una cosa illusoria, cioè ci piacerebbe che fosse così, però succede come il libro giudicato dalla copertina. Io ho scritto il romanzo più bello del mondo, che ho scritto Il Signore degli Anelli, va bene, però gli faccio una copertina dozzinale, una copertina che fondamentalmente vale zero, ok? Perché non mi posso permettere un illustratore. Allora, a parte che c'è un sbilanciamento di fondo, cioè io ho investito tantissimo nella mia opera e poi non faccio l'ultimo saltino, non vado a investire per effettivamente renderla appetibile, per fare una bella confezione, per trasmettere al 100% quello che voglio trasmettere. È un po' come darsi un'enorme zappa sui piedi. E questo lo percepiscono anche poi gli editori, gli agenti, i finanziatori, quelle cose lì. Io ricordo che quando ho iniziato con i primi volumi di Nikki, il primo anno ne ho fatti 4, lavoravo poco, avevo più tempo per il fumetto, ne ho fatti 4, ho iniziato a girare le fiere, a volte anche pagando lo stand commerciale, addirittura con fior di sacrifici. E io vedevo, ho iniziato a conoscere anche editori, distributori, altri stendisti che stavano lì, che erano già lì, che potenzialmente potevano prendere il fumetto, pubblicarmelo o chiedermi altre cose, e mi sono resa conto che loro ci tenevano d'occhio, dico ci perché sono cose che faccio anche col mio compagno, con Daniele Garbugli, e ci tenevano d'occhio e volevano vedere, hanno detto: questi ragazzi, ok, sono esordienti, sono acerbi, ma lavorano, ok? Voglio vedere come lavorano, voglio vedere come migliorano, voglio vedere come si posizionano, cosa fanno dopo, voglio vedere se spariscono, se sono delle meteore che si stufano o hanno altri casini della vita e quindi lasciano perdere, oppure se sono qui per restare. È quello che fa la differenza. Però è un concetto complesso, è chiaro che è più bello crogiolarsi nell'illusione di dire: ah, adesso posso fare il mio libro, posso fare il mio fumetto, però oggettivamente un libro che è stato scritto da una macchina come ChatGPT, che no, mette insieme i testi un po' per statistica. Le illustrazioni sono state fatte senza un criterio, anche lì a caso per statistica. E sì,
il prompter può averci messo un po' le mani, un po' nel testo, un po' nelle illustrazioni, ma ragazzi, se almeno il 90% o giù di lì è fatto fondamentalmente a caso da un programma statistico, io che perché dovrei perdere il mio tempo a leggerlo? Ed è quello che sta succedendo. Tutte le volte vengono fuori opere del genere, hanno evidenti mancanze che nemmeno un ragazzo uscito da scuola ti fa. Può essere acerbo, ma lì hai possibilità di miglioramento. Una persona pigra che si appoggia a soluzioni del genere già mi dice tanto sul fatto di poterla pubblicare o poter lavorare con lui o con lei. È una questione proprio di approccio. Perdonami, ma penso che anche la risposta che ha dato Michela Cacciatore nella chat possa anche chiarire ulteriormente la cosa. Allora, io capisco il punto di Luca, ti dico la verità, perché effettivamente magari un ragazzo giovane dice io non ho i soldi per pagarmi un artista, infatti lui poi giustamente lo specifica nelle sue risposte. La storia posso averla fatta sacrificando solo il mio tempo, non i miei soldi, a copertina figa costerebbe soldi, sono due cose diverse. Cioè, giustamente Luca anche preciso che preferisco un artista in carne ed ossa, non la I, che ha spesso perché come si incasta? Contrasta i costi. Scusami Luca, ho letto male. Sono due valute diverse, c'è la valuta tempo e la valuta soldi. Quello che in questi tempi di crisi secondo me è poco chiaro è che comunque la valuta più preziosa non è i soldi, è il tempo. Sì. Perché i soldi vanno e vengono, il tempo vita, ragazzi, quando è ora è ora. l'hai detto, Francesca. E quindi io non voglio sprecare neanche un minuto, piuttosto quel minuto lo uso per fare un lavoro, magari un part-time, magari vado a fare la commessa, l'ho fatto per tanti anni, questa cosa, tutte le estati e anche oltre. E magari faccio un lavoro che non c'entra con la grafica, cos'è, però mi permette di pian pianino mettere da parte qualcosina e dire ok, appena ho fatto quei 150, quei 200, quello che serve, per chiedere a un illustratore, magari esordiente, però ricompensarlo un attimino, allora lo faccio. Si tratta un pochino, secondo me, anche di onestà intellettuale, nel senso, non è vero che possiamo fare gli uni a meno degli altri. Perché, ad esempio, sì, Michi lo produciamo io e Daniele da soli, ma sì. Noi attorno abbiamo una quantità di persone, di professionisti, con cui ci confrontiamo di continuo. E capita di collaborare, capita di condividere gli stand in fiera, e queste sono cose che vengono fuori quando c'è la parità, il rispetto tra le parti, ed è una cosa che però va coltivata, cioè deve essere da due parti, se a parte di uno non c'è, sono in sinergia, sono collegamenti che non nascono. Un saluto Luca. Grazie Luca, grazie di essere stato con noi. Grazie per essere stato con noi. Allora, vorrei dire una cosa, perdonami Francesca perché il tempo è tiranno, però sì. Voglio restare un po' di più con te anche in questa live, perché Michela dà una risposta che secondo me è veramente fantastica anche per quelli che magari dicono con una certa, che nel fondo è un pensiero nobile, quello di dire guarda, uso queste AI per portare un provino editoriale, una mia storia, perché così magari dopo mi notano. Per esempio, perché dice, per fare fumetti bisogna saper narrare. Illustratore o no, bisogna prima studiare. Se studi poi non usi la I perché sai che non sa narrare le immagini. Attenzione, questa è una risposta che sta dicendo una cosa importantissima. Se voi magari avete un sogno nel cassetto, volete fare quel sogno, quella sceneggiatura, magari usando la I, attenzione, perché la I non sarà mai in grado di interpretare la vostra storia e di narrare quello che voi avete in testa in modo efficace quanto un disegnatore, perché un disegnatore nelle tavole, quando voi gli portate lo storyboard e la sceneggiatura, legge lo storyboard, capisce il messaggio e se gli piace è convinto, in quelle tavole ci mette la sua esperienza, il suo vissuto, la sua conoscenza che va al di là di qualsiasi AI. È facile invece che l'AI vi uccide la vostra idea, perché mette insieme, sì, perché mette insieme un sacco di immagini magari che a te sembrano fighe, però non si riesce a capire una mazza di quello che è la struttura, lo storytelling, la narrativa e tutto quanto.
e un editore quando lo legge dice: e che mi vuoi dire? Cosa pensi della mia storia? Non capisco niente. E quindi il tuo progetto va a picche, va proprio a fondo. Perché se presenti una cosa piena di errori oggettivi, narrativi, come diceva Michela, cioè l'editore o l'agente o il professionista se ne accorge e ti dice: tu non li hai corretti, cioè secondo te va bene così, secondo te questo è il massimo che tu puoi fare. È un problema, ragazzi, perché è roba che quelli li prendono nel cestino. Questo è purtroppo. Ivana, dico solo una cosa. Ci tengo. Allora, io sperimento le cose, faccio gli esempi su cose che so o che ho testato, ok? Poi chiaro che non vale per tutti, però magari fa da esempio appunto per qualcuno. Allora, io la storia di Nikki ce l'avevo da quando ero minorenne, fondamentalmente. Avrei potuto iniziare a fare fumetti subito, appena finiti gli studi. In realtà, io il primo volume di Nikki, quando l'ho prodotto, stavo per fare 31 anni. Potrebbe essere dire: no, sei vecchia. In realtà non ero vecchia, era il momento giusto, ero cresciuta al giusto, avevo studiato il giusto, avevo sviluppato quella scorza anche per rispondere alle critiche su quello che avevo prodotto. E quindi, cioè, la fretta a volte di dire: ah, prendo, faccio, ho una storia e sono sicuro che è bellissima, sono sicuro che è... e la voglio produrre subito, anche no, calma, studiateci, ragionateci, fate un progetto che sia fattibile. Una cosa banale, ad esempio, imparare a stare sul mercato, perché sì, bello entrarci, bello ti pubblicano, poi ti sai muovere. Anche lì bisogna essere magari più pronti. No? E io vi assicuro, ero convinta di essere pronta, non lo ero ancora, dovevo studiare ancora, ma tanta roba. E mettermi in pari. Ciao Michela, e grazie, sai. Grazie. Quindi ecco, anche questo discorso, faccio le cose con la I, per fare da soli, quindi una questione secondo me di ego, una questione, un'illusione di risparmiare, quando in realtà si risparmia magari qualche soldo, ma ci si accontenta e si perde tempo, che è più prezioso, e una questione di fretta, che non ha senso di esistere. Cioè, anch'io mi immaginavo vecchia. Quando ero giovane mi immaginavo vecchia, all'età che ho oggi. Adesso mi sento ancora una ragazzina. Ok? E ne ho ancora tante di cose da fare. Quindi... bisogna anche specificare una cosa, che comunque, allora, spesso è vero che i sceneggiatori ultimamente hanno difficoltà a trovare disegnatori, ma in realtà ci sono i disegnatori. È che oggi i disegnatori, anche essendo venendo fuori da scuola e tutto quanto, sono ben preparati e sanno distinguere effettivamente un progetto che ha una buona base solida e uno no. E quindi su uno che ha la base solida magari possono anche dire: sai cosa, ci investo. C'è poi anche da dire una cosa, l'ABC non si presenta mai un volume da 200 pagine a un editore già fatto e finito. Cioè, in genere c'è una prassi da seguire, che è quella di dire: ok, ho la storia, soggetto, sinossi, 5-8 tavole di provino, in modo tale che così do un'idea di quello che voglio fare, e probabilmente un disegnatore 5 tavole ve le fa in qualche maniera, lo trovate, e poi allora puoi dire: ok, comincio ad andare a sondare, a vedere cosa mi dice gli editori, perché poi il progetto devi curarlo con loro, se no... c'è l'autoproduzione. Se sei convinto della tua idea e dici: ok, ci sono le autoproduzioni. Okay. E tutto ciò è una cosa sana. Bravo, Fiammi, ci vuole un po' di... E a sto punto ti chiedo, anche per approfittare un po' di alcuni minuti con te, ma secondo te anche, non è che magari la I è stata anche, diciamo così, spinta, perché comunque... fa piglio tanto sul desiderio di poter creare loro storie... Cioè, io guarda che capisco il sentimento che provano tanti ragazzi, perché ci sono passato anch'io. Allora, quello che ho, diciamo, annusato io per esperienza di marketing che ho,
dietro c'è, come dicevo, un'operazione speculativa enorme di portata mondiale. Io penso che sia il più grande furto d'arte di proprietà intellettuale della storia, quello a cui abbiamo assistito in questi anni. E aspetta che mi sono persa. Te l'avevo promesso che avrei perso il filo. Esatto, no. È bene così, è in live, è bello è questo. No, rifarmi un attimo la domanda. Ti stavo dicendo, non è che tanto anche questa cosa della I, diciamo così, è stata sostenuta anche dal desiderio di poter dire, creo... c'è questa, insomma, enorme operazione speculativa per comunque rastrellare miliardi nel più breve tempo possibile. E ragazzi, non è che l'hanno buttata su senza pensarci, ci hanno fatto dietro un giro di marketing, nel senso di strategie persuasive, ok? Non so se avete mai sentito parlare della PNL, questa per programmazione neurolinguistica, cioè riesco a convincerti di qualsiasi cosa. E... Ciao Subino, forza, siamo contenti. E quindi se la sono studiata. Il fatto che l'hanno chiamata, perché non li hanno chiamati software di statistica avanzata? Perché non se lo sarebbe filato nessuno. Perché lo stanno inculcando a forza, come dicevano prima, dentro i software come Office, come Windows, come... ce lo stanno praticamente costringendo a usarli. Ma perché? Perché ci monitorano ogni volta che voi fate un'azione con queste cose. Loro le registrano, questi software... registrano e imparano, no? Comparando le cose. E queste miniere di informazioni sono di un valore assoluto, sono la cosa più preziosa che c'è sulla Terra al momento, a livello di mercato. Quindi, allora, AI è uno setaccio che evidenzia più facilmente chi vuole davvero fare disegnatore e chi è uno sfaticato che vuole solo fare figurine veloci. Grazie Andrea che sei con noi, grazie. Anche perché sinceramente da quello che ho visto ad oggi, per carità miglioreranno sti software prima o poi, non ci piove, però quello che ho visto ad oggi, anche le AI più complicate, cioè più della pin-up, più delle cose, non fanno. E comunque c'è sempre questa cosa plasticosa, sintetica, qualche errore salta fuori sempre, cioè... Ragazzi, fa prima veramente imparare a fare delle cose magari sintetiche, minimaliste, però che hanno quella forza creativa che riusciamo a metterci solo noi umani. Perdonami Francesca, sto bus sprite. Sto condividendo il link del tuo fumetto. Grazie. Perché secondo me è il nostro dovere, perché noi amiamo poter condividere le opere dei nostri ospiti, anche perché siamo qui per dare una mano, ragazzi, perché effettivamente, e vogliamo dire, non sono fatti con AI, cacchio, è fatica genuina, quindi... No, anzi, ti dico di più, aprendo il volume 1, ci sono le foto dei fogli di carta di scuola, la sceneggiatura originale era scritta lì a mano, con la penna, quella volta non c'erano tablet o cellulari, o computer... Ciao Alessandro. Grazie ragazzi che siete qui con noi. Siamo le foto della prima sceneggiatura scritta a carta e penna. Ah, cavolo. Quindi praticamente è un po' una cosa da collezionismo, è un po' una rarità, che dici? Così. Allora, una cosa bella delle recensioni anche che mi hanno detto è che si vede, essendo passati ormai un po' di anni, anche tutta l'evoluzione che abbiamo fatto da primi disegni, che comunque dice ok, so confezionare un fumetto, so fare un prodotto fumetto, e da lì, e come poi ci siamo evoluti, anche poi in base a quello che ci dicevano i lettori, tipo ci hanno chiesto uno stile più pulito, più patinato, quindi siamo andati a inchiostrare, e io, oddio, l'inchiostra digitale, aspetta. E quella volta non c'erano quei bei pennelli vettoriali di Clip Studio, no, o cose del genere. Per cui, sì, alla fine c'è un pezzo di vita qui dentro. Ecco, se fosse stato fatto con un'intelligenza artificiale, il pezzo di vita di chi? Niente, senza contare che poi cambia magari la versione del software, aggiornano il dataset e il personaggio non viene più fuori come prima. Cavolo, come faccio? Non fai. Bisogna saper disegnare, insomma.
Volevo far vedere un piccolo assaggio, se possiamo, vediamo se ce lo condivide. Sì, sembra di sì, forse abbiamo un piccolo assaggio da poter dare. Assaggio, per esempio, le primissime tavole erano fatte anche quelle su carta, poi sono andate dritta sul digitale, ma sempre di spennellamento parliamo. Perché tante volte, secondo me, la gente non capisce che magari dice, vabbè, è fatto in digitale, è fatto al computer, Si quindi si aspetta. confondono, sì. Perché dicono, ah sì, è fatto computer, allora è un qualcosa di più facile, è più digitale, non è niente facile, anzi, No, no. cioè ci metti ore per fare una buona tavola, anche col Ora digitale. più che mai che c'è la differenza, no? Tra l'immagine che poppa fuori da un'intelligenza artificiale e quella comunque dipinta in digitale. E personalmente quando sono in fiera, quando devo proporre le cose che facciamo, premo tantissimo sulla differenza. Dico, guarda, sì, ma dipingiamo. Usiamo la tavoletta, usiamo il tablet, ma noi dipingiamo, non viene Certo. fuori così, cioè vedi l'immagine, questa ci vuole un'ora, questa 3 ore, questa 8 ore. Così, Questa è però la cosa. è lì il valore, perché io ci metto tempo, vita, abilità e tutto, e allora ha senso che una persona l'acquista. Se l'ho fatta con la I, il valore non c'è, il valore è zero. No. Perché tu ci metti la tua esperienza, ci metti veramente un pezzo di te stesso. Quindi quando tu hai in mano una tavola fatta da te, io ho una parte di te che mi è arrivato un qualcosa, un sentimento, un qualcosa. La I invece ha fatto solo una media. Cosa mi arriva da una media? Esatto, ma non facciamo mai un disegno uguale all'altro, anche lo stesso personaggio non viene mai uguale all'altro. Cambia la mano, invecchia la mano, siamo persone diverse ogni 10 minuti. E questo si ripercuote su quello che disegniamo. Un programma di statistica è un programma di statistica. Ti posso fare l'ultima domanda proprio di sfuggita, poi siamo agli ultimi minuti. Abbiamo un attimino tenuto questa live un po' più lunga, ma secondo me, perdona se abbiamo Assolutamente sì. approfittato. Ce ne sarebbe, guarda, se vogliamo fare la puntata. Ce ne sarebbe. Sai cosa? Potrebbe essere invece che ne potremmo parlare ancora. Magari vediamo fra poco, come hai detto te, visto che c'è anche la politica che sta arrivando in Europa sulla I, ne potremmo parlare anche in un'altra live volendo. Assolutamente sì. Aspettiamo di vedere come. Ah, giustamente c'è anche Lino che dice. Da Odo Media non so, un paio potrebbero iniziare a fare la differenza. Beh, esiste. Allora, anche perché in fiera lo sketch e la dedica l'avevamo Bravo, fatta fisicamente su carta e dal vivo, è vero, è esatto. vero. Parlavo di birre. Sfondi la porta aperta, ecco. Lino, se riusciamo a beccarci. Un paio di medie ci stanno tutte, guarda, alla faccia della I, cacchio. Allora, posso davvero, ti faccio la domanda da 1 milione di dollari, guarda, a costo di indebitarmi davanti a tutti, guarda, in questa live. Ragazzi, l'ha detto. Posso, allora, posso davvero usarla fra i miei strumenti di disegno, questa I? Posso davvero usarla per realizzare i miei disegni? Nel senso, miei, come io, come artista, potrei allora a questo punto dire, potrei a questo punto dire, io la uso, io voglio usarla per poter fare le pagine del mio fumetto, anche se sono capace di disegnare. Allora, non c'è un divieto, quindi sì, ragazzi, si può fare tutto, il confine lo mette ognuno di noi, no? Però lo mette anche il mercato, lo mette anche il modo, non tanto il mercato fuori, ma il modo in cui voi vi volete presentare al mercato, no? Qui adesso parlo un po' magari faccio un discorso più da professionisti, ok? Però il modo in cui noi realizziamo un'opera influisce sul modo in cui veniamo percepiti, ok? Se io domani mi metto a utilizzare le AI dopo aver fatto magari tutti questi discorsi o aver divulgato, spiegato tutte le problematiche, mi dicono: Fra, ma allora ci prendi in giro, no? È chiaro che avrei un riscontro negativo, no? Ma anche se iniziassi oggi con le AI, non verrei vista come una persona che vuole effettivamente impegnarsi
per entrare in un certo settore, per fare certe cose. E il discorso è anche, vorrei tornare un po' sul tecnico, anche se installiamo una AI in locale, anche se gli diamo il nostro disegnino, la nostra bozza da sistemare, comunque se sotto il dataset di immagini che non sono sotto licenza, cioè un dataset rubato fondamentalmente, ok? Qualsiasi dataset mettiamo su, io so che esiste un sito, non farò nomi, non dirò nient'altro, okay. Però esiste un sito dove si possono scaricare i model, nome e cognome dei singoli artisti, no? Quei famosi 400, 5-6 mila nomi, quello che è, e si può cominciare a disegnare nella propria cameretta nello stile di, ma scusate, quella lì è il mio DNA artistico, io ci disegno così, che poi non viene fuori così, anche lì è una cosa marchettata, venduta così, sì. No? Perché io disegno così, l'AI disegna facendo statistica e comparando. Ma non è... E comunque non sono solo i disegni di quella persona, perché non sono sufficienti, perché ci vogliono centinaia di migliaia, milioni di fonti nel dataset. Quindi non può per forza essere tutta roba licenziata, o tutta roba di pubblico dominio, o roba di una sola persona. Non posso creare un'AI che si basa sul mio stile, sotto devo avere comunque un supporto di un dataset che probabilmente non è pulito, non è etico, ecco, e ha tutti i problemi che abbiamo visto prima. Quindi io sinceramente, per quanto sia sul pezzo un modo etico di usare le intelligenze artificiali, non l'ho trovato purtroppo, e lo dico come brutta notizia, perché come diceva Ivan, a noi, cioè, ci piace l'innovazione, ci piace sperimentare. Quando sono arrivate le penne, le tavolette, io evviva, sono felice, le tavolette a schermo, sono felice, però devono essere strumenti che noi possiamo usare senza ledere gli altri, soprattutto i nostri colleghi, i nostri fratelli in arte, no? E quindi io non ci sto a utilizzare uno strumento che in realtà è un'enorme bolla speculativa per far guadagnare 4 miliardari in giro per il mondo. Ti dico la verità, scusami Francesca, vai vai, ti lascio finire. No, ho finito, non so se ti aspettavi qualcos'altro. No, volevo solo aggiungere una cosa, cioè tu hai dato veramente un giudizio tecnico, io vorrei dare un giudizio anche di cuore e di pancia. Fare un disegno, fare una tavola è un piacere, è veramente un piacere, la fatica che tu ci metti fa parte di quel piacere. Riuscire a fare un lavoro con questa fatica, quando poi la vedi la fine, dici, cazzo, questo l'ho fatto io. Cioè, te lo vuoi perdere, perché ma preferisci... Ma poi dici, ma questo l'ho fatto io, ma veramente, cioè, sì, perché mamma non migliori. Ti vuoi perdere questo piacere, veramente? Potrebbe essere etico se nutri data sheet sicuramente. No, ma non bastano i nostri disegni, però, purtroppo dovremmo fare... che ce lo siamo chiesti, Lino. Ce lo siamo chiesti. Scusami, stavo leggendo, pensa alla fatica, pensa oggi quanto sono fuso. Potrebbero essere etici se nutro, se invece che leggere Nuto ho letto Naruto. Perché sicuramente mi sto appassionando alle avventure di Naruto. Cacchio, scusami Lino. Perdonami, non volevo. Però sì, senza contare che dovremmo disegnare anche cose che non ci piacciono per nutrire il dataset. Cioè, gli devi disegnare la casa, l'albero, il galeone del Settecento, il paesaggi, montagne. Cioè, gli devi spiegare tutto poi alla I. Con una quantità immane di immagini per ogni singolo soggetto. È per questo che hanno rastrellato internet, perché gli serviva una mole di dati e di descrizioni di immagini esorbitante. Non bastava quello di una sola persona, non basta forse neanche, ad esempio, si dice Disney, no, voglio usare le AI adesso per... ma non gli basta neanche tutta la roba che hanno loro, probabilmente, o gli basta appena, cioè sotto comunque dovranno avere un supporto di qualcos'altro, di più roba ancora per fare statistica. Vedrai che anche da un certo punto diranno, sapete cosa c'è, che quasi quasi a questo punto c'è il disegno alla vecchia maniera. Sì. Più o meno eticamente ci hanno riusciti con il manga postumo di Tezuka di qualche anno fa.
Anche lì ci sarebbe da discutere, penso. Ragazzi, siamo ormai veramente in zona Cesarini. Abbiamo tenuto la nostra Francesca qualche minuto, quasi una bella mezz'oretta in più, perché giustamente era bello sentire il tuo. Francesca, noi ti ringraziamo di essere stati con noi. Ricordo ancora una volta, prima di salutarvi, cari amici, che al Torino Comic ci saranno Lorenzo e il nostro capitano Costarelli che vi aspettano per fare disegni tradizionali, sketch a matita, con i colori, come si fanno, come piace. Andate a trovarli, altro che ahí praticamente. E soprattutto anche andate... Francesca, quando sarà la tua prossima uscita in fiera? Anzi, così un attimino cominci... Fal Comics. Che? A fine maggio? Sì, 24-25, non vorrei dire adesso le date, ma c'è la Fierepedia sul sito, quindi perfetto. Ci sono tutte le date aggiornate, almeno delle prossime fiere. Quindi, anche sul tuo sito? Possiamo seguire anche i tuoi profili? Assolutamente sì. Sì, stalkeratemi. Stalkerate la nostra Francesca, che sarà più che felice anche di sapere che l'aspettate in fiera, ok? Quindi ragazzi, detto questo, un grazie a tutti voi di essere stati nuovamente con Comics Gear, la live che giustamente vi ricorda che sta per cominciare il weekend, e grazie alla nostra Francesca Urbinati che finalmente un attimino ci ha spiegato un po' questi misteri che girano ancora sulla I. Detto questo, amici, buon weekend a tutti e un saluto dai vostri Beniamini. Al prossimo venerdì.